scene al Teatro Quirino di Roma fino al 19 febbraio c'è Niente progetti per il futuro, uno spettacolo scritto e diretto da Francesco Brandi, con Giobbe Covatta e con Enzo Iacchetti che è qui a parlare con noi. Buonasera Enzo. Buonasera a tutti voi. Come dividere la scena al 50% con Covatta? Questa è la prima volta che lavorate assieme a teatro. Sì, dopo tanti anni che volevamo farlo, è la prima volta, sì. Ci conosciamo da 31 anni. 3 anni fa abbiamo stabilito nel 2010 lavoreremo insieme, abbiamo fermato dei mesi e anche quest'anno e quindi siamo contenti insomma. Ecco, vi conoscevate da prima, ma in che cosa vi siete conosciuti meglio artisticamente parlando? Ma ognuno di noi ha seguito sempre la carriera dell'altro, quindi anche da lontano insomma, ci conosciamo molto umanamente, per cui a livello teatrale non è stato difficile inserirci anche sul palcoscenico. Io conosco il suo carattere, lui conosce il mio, abbiamo fatto le modifiche necessarie al testo per vestirci meglio le due parti, che già l'autore aveva scritto quasi a rifinitura sartoriale, quindi non abbiamo fatto fatica assolutamente, a parte quella fisica, avendo già una certa età. Il suo personaggio Tobia è in piena crisi artistica, perché è un personaggio televisivo in decadenza. Sì, è un divo della televisione in decadenza. Ecco, quale tic, quale mania sua personale, o ha riversato in Tobia o ha ritrovato in lui? Se c'è qualche caratteristica. Non mi è stato difficile, perché io in televisione sono abituato a anche a parlarne male, quindi sono abituato a esternare. Però finora mi hanno sempre sgridato, ma non mi hanno mai licenziato. Invece il caso di Tobia è che lui è talmente assetato del potere dello show business che quando lo licenziano non vede altra soluzione che uccidersi. Insomma. Il testo è scritto da un autore giovane. Sì. Recentemente si dà molto più spazio e fiducia a questi autori. Meno male, perché noi dobbiamo rappresentare in teatro la nostra contemporaneità. Cioè, secondo me i Goldoni, i Pirandello, con tanto di cappello, hanno fatto il loro tempo. Ci sono autori nuovi che scrivono molto bene e scrivono della nostra società, quindi anche a teatro, se vai e ti rispecchi in qualche cosa che non conoscevi, è una bella cosa. Niente progetti per il futuro, il titolo davvero sembra riassumere una vita, un modo di essere, uno stile. E in che cosa potrebbe essere universalmente riconoscibile la tipologia dei due personaggi, quindi di aiuto o di incitamento allo spettatore? Essendo la storia di due disperati, credo che sia l'attualità più sfrenata in un periodo come questo, dove la disperazione tocca tante famiglie, tocca tanti giovani che non hanno il lavoro, uno su tre, quindi sono veramente tantissimi, tocca i pensionati, tocca gli anziani, tocca tutta la gente che il futuro non lo vede proprio. E quindi tutti si possono riconoscere in queste due persone, che poi all'inizio sembra che vogliano farla finita, in realtà poi non si suicidano, anche se, ma il finale non ve lo posso dire. Giusto. Stabilmente lei ormai divide la sua stagione, il suo anno sociale in due parti, una televisiva che dura 3 mesi. Dura 3 mesi, e l'altra poi in cui può anche sbizzarrirsi a teatro e fare altre cose. Esattamente. Quando torna su un palcoscenico, che cosa prova? Ecco, il fatto di stare dietro la telecamera per 2 mesi, poi invece c'è il contatto diretto fisico col pubblico. È una boccata d'ossigeno, un ritrovarsi tra amici? Che cosa rappresenta per Enzo Iacchetti? Ma più che altro una disintossicazione. Io nasco dal palcoscenico, quindi fin da piccolo facevo parte di compagnie dialettali prima, poi parrocchiali, poi gli oratori, poi le piccole città, poi ho cominciato con il cabaret, insomma io
La televisione l'ho raggiunta tardissimo, grazie al cielo, perché poi mi ha portato la popolarità. Se no, i teatri mica viene la gente, se non sai nessuno. Puoi essere anche il più bravo attore del mondo, ma se non ti conoscono, la gente non si muove. Quindi il nome fa. Il nome fa, sì, io il mio nomino finora ha risposto bene. Grazie a Enzo Iacchetti. Grazie a voi, venite al Quirino, mi raccomando.